Live, vediamo se è vero, se siamo live per davvero sul serio. Che ogni volta io cambio giustamente il codice, tra il mio codice e quello di EveryEye per streamare su EveryEye. Eccoci qua, vedo che siamo live, questa cosa mi riempie di gioia. Quindi, cosa siamo qua a fare? Innanzitutto, ciao a tutti gli amici e le amiche di EveryEye, e grazie a EveryEye che ancora una volta mi ospita. Cosa siamo qua per fare? Siamo qua per parlare del Commodore 64 Mini. Oggi è uscita la mia recensione sul sito di EveryEye del Commodore 64 Mini, che adesso vi mostrerò tra poco nel dettaglio. È qui il Commodore 64, ebbene sì, Passerotto, è uno stream molto molto Commodore, e era da molto che non mi si vedeva. Infatti ho smesso di streamare su www.twitch.tv/kenobisboch pochi secondi fa, ma l'ho fatto per un'ottima causa, che è quella di iniziare a fare uno stream per la Quaresima qua su EveryEye. Rand Brand, io da piccolo avevo il Commodore con The New Zealand Story. Vabbè, New Zealand Story è una cosa meravigliosa. Sentite già in sottofondo una simpatica musichina, che è in realtà la musica di sottofondo del Commodore 64, di questo Commodore 64 Mini. Quindi, ciao Fox Mulder, c'è nessuno? Certo che c'è qualcuno. Innanzitutto ci sono io e poi ci sono un sacco di amici e amiche in chat. Non mi senti? Non sentite la musichina? La sto tenendo molto, molto bassa intenzionalmente, perché... Vabbè, c'è comunque la musichina. Oggi che non scorpacciata! Ciao Alex Porcheddu, ciao di nuovo! Ciao Neo! Ciao a tutti e a tutte. Allora, innanzitutto, cos'è il Commodore 64 Mini? Ve lo mostro qua così. Questo è il... Anzi, guarda, sapete cosa faccio? Giro l'inquadratura e vi faccio vedere un pochettino qualche proporzione. Allora, questo è il Super Nintendo Mini. Lo SNES Classic Mini, che ha dato senza dubbio una spinta a tutto questo genere delle mini console, in particolare all'inizio con il successo totale e devastante del del NES Classic Mini, e poi in seguito con il successo ancora più devastante dello SNES Mini. Questo DC64, questo Commodore 64 Mini, altro non è che un tentativo di fare la stessa cosa, di replicare lo stesso successo con una macchina molto diversa, il Commodore 64. Qua tra l'altro vedete il Commodore 64 Mini, che possiamo anche vedere a fianco al mio Commodorone, il mio Commodore, come vedete è ancora attaccato alla TV e che lo uso spesso. Però ecco, potete vedere che il Commodore 64 Mini è grande, sì e no, metà, o meglio un quarto del Commodore 64 originale. C'è anche dello SPAM in fondo. Lo SPAM in lontananza è sempre, sempre bello, il dolce profumo di SPAM. E poi vi volevo fare vedere anche il controller. Questo è il controller di questo Commodore 64 Mini, un controller USB che è modellato, non state vedendo doppio, è modellato esattamente su il Competition Pro. Questo è il controller del Commodore 64 Mini. Questo è il Competition Pro, che altro non era che uno dei controller più amati dell'era del Commodore 64. Un altro controller
dell'epoca era questo, il quick shot, se riesco a farlo vedere. Ma giustamente il puntando a un fattore nostalgia abbastanza di classe, devo dire, per questo progetto hanno prediletto il Competition Pro. Allora, qualche considerazione sull'hardware. Innanzitutto, in arrivo domani da Amazon, Matti Mattia, beh, ti divertirai tantissimo. Tuo padre è in hype, dato che l'alimentatore del Commodore 64 originale è andato. Vabbè, avete fatto bene a ordinarlo, c'è tanto buono, ma su eBay un alimentatore del Commodore 64 originale lo trovate, dovete dare vita, evviva! Io sono... se leggete la mia recensione su EveryEye, ho espresso dei pareri, alcuni pareri negativi sulla realizzazione del Commodore 64 Mini, ma sono in realtà a favore delle operazioni come il 64 Mini e il Super Nintendo Mini, perché se fatte bene possono innanzitutto dare accesso rapido e comodo a chi non ha, a chi se ne frega dell'autenticità totale a tutti i costi e vuole una roba che bam, la attacchi e vai. Questa è una roba positiva. E inoltre possono portare interesse e possono portare appunto interesse e anche appunto soldi nel giro, nel mondo del retro gaming. Quindi sono delle operazioni che fanno inorridire alcuni dei puristi totali del retro gaming, ma in realtà hanno un loro perché. Ma iniziamo, allora, ciao Oracle Tucci, ciao Svalbard, ciao a tutti. Allora, la domanda di Passerotto mi piace. Il joystick è micro switchato e era quello che stavo per farvi vedere. Guardate, avvicino il microfono e vi faccio sentire la differenza. Una delle mie critiche più grandi a questo Commodore 64 Mini è che il joystick non mi appaga. Allora, sentite il sound del joystick originale. Era un joystick pieno di micro switch, un joystick di una croccantezza veramente, veramente notevole. Questo invece, oltre a spostare, vabbè, sentite i rumori di io che sposto l'interfaccia del Commodore 64 Mini, non è in realtà così, non è micro switchato e dà molto meno quella sensazione di snap totale che dava l'originale Competition Pro. Certo, ha il vantaggio che è USB e quindi adatto alle challenge e alle sfide del mondo reale. Però appunto si poteva fare qualcosa di più sul fronte del controller. Vi faccio notare un altro dettaglio che ha fatto, ha scatenato qualche protesta, incluse le mie, è la tastiera. Questa tastiera, come vedete, è finta, è di plastica. Allora, no, la domanda, Glorfind dice: non si può attaccare un pad usato per PC? Un punto a sfavore pesantissimo. Allora, non ho provato a fare questa cosa, ma perché ho pensato di no, perché come vedi e come vi mostrerò tra poco, qua ci sono quattro tasti particolari che servono per l'interfaccia, che tra l'altro è molto ben fatta in realtà, come vedremo tra poco. E però appunto la tastiera è finta la tastiera, ed è un po' un peccato. Mi sarebbe piaciuto avere almeno i tasti funzione attivi. Mi fa un po' male, nel senso, capisco che non ci stava una tastiera vera su queste dimensioni. Ok, però allora io l'avrei fatta, avrei dato una forma diversa a questo punto a questo Commodore 64 Mini. Però non sarà certo una tastiera di plastica a fermarci, anche perché volendo, se ne avete
l'esigenza, potete attaccare, guardate, qua ci sono degli ingressi USB, c'è anche un computer smontato lì per terra, ma non ci fate caso. Si possono montare e aggiungere, si può collegare una tastiera che permette appunto di fare, di scrivere in Basic e di scrivere anche nei giochi che lo richiedono. Ma come vedremo tra poco, c'è anche una tastiera virtuale, quindi ci sono varie soluzioni e molte di queste sono interessanti. Quindi, dopo avervi fatto vedere questo momento fetish, passiamo a vedere un attimino l'interfaccia. Fatemi prendere il controller. E allora, guardate cosa abbiamo. Allora, innanzitutto abbiamo la nostra selezione di giochi, ispirata come interfaccia chiaramente e giustamente a, allo SNES Mini, un'interfaccia funzionale, il carosello, la carrellata, scusate, perdonate la mia R, giusto un filo moscio gutturale, la carrellata di giochi, di copertine, che più o meno belle, ma con il loro fascino storico indiscutibile. Una cosa che apprezzo molto è che ci sono, che è abbastanza importante per quello che è il panorama del Commodore 64, oltre al genere del gioco viene specificato l'autore e il compositore, questa è una roba che è l'anno, vabbè, è una cosa che mi piace perché il Commodore 64 è quello che ci resta di un'era diversa del gaming, nel quale i giochi venivano sviluppati molto spesso da una persona sola o da poche persone e quindi c'era una un'autorialità abbastanza forte. Fox Mulder 74, dovrebbe uscire in futuro una versione del C64 con la tastiera funzionante, giusto? Nel senso sì, gli sviluppatori del Commodore 64 Mini hanno accennato alla possibilità, hanno detto sostanzialmente che se l'operazione si rivelasse un successo, probabilmente ne farebbero una versione un filo più grande con tastiera funzionante. Io me lo auguro. Quanto costa il 64 mini? Jax chiede. Mi pare esattamente 79 euro, quindi i soliti 80 euro. Neo Squall mi fa una domanda. Com'è la localizzazione italiana? Male. Allora, i giochi sono in inglese, questa cosa mi va benissimo, anche perché non non sono esattamente dei Final Fantasy come a livello di testi. Quello che è tradotto in italiano sono queste descrizioni che vedete qua in alto a destra, e qua vedete subito un esempio di quello che dicevo nella recensione. Ci sono un po' tanti errori di ortografia, l'inverno sta arrivando, è un po' bruttino, tu sei la gente 1Y. Insomma, sono delle traduzioni, non ci sono gli apostrofi, ma mancano anche, ci sono anche svariati altri errorini di ortografia. Adesso non starò qua a fare le pulci, ma l'ho trovata un po' sloppy come cosa, anche se tutto ha un lato positivo. Mi ha fatto quasi ripensare all'italiano sconquassato che c'era nelle descrizioni dei videogiochi di tanti anni fa. Allora, spettacolo io, è vero, ci sono delle figate totali. Allora, com'è la selezione dei giochi? Adesso la scorriamo un attimino. Ve li leggo tutti di seguito, così, sciogli lingua. Impossible Mission, sono 64 giochi. Impossible Mission 2. Io ho Jumpman, Mega Apocalypse, musichissime di Rob Hubbard, infatti viene scritto. Tra l'altro vi faccio notare un dettaglio, io sono abbastanza fissato con Rob Hubbard. Questa è una foto di Rob Hubbard che veglia sulla mia scrivania per ispirarmi a fare musica con il Game Boy, ma anche con il Commodore. Mission ID,
Monty Mall, un gioco di Tony Crowther, molto interessante. Monty on the Run, il gioco con la musica più bella, secondo me, per Commodore 64. Nebulus, Netherworld, Nobby the Aardvark, che non conosco assolutamente. Keith Robinson, allora, sottolineiamo che loro ovviamente hanno ottenuto tutti i diritti dei giochi che hanno pubblicato, quindi ci sono alcune lacune inevitabili. Vabbè, era impossibile non avere lacune con tutto il catalogo del Commodore 64. Ci sono più di 25.000 giochi, ce ne sono, c'è un sacco di spazzatura sul Commodore, ma ci sono anche un sacco di perle fantastiche. Era inevitabile non averle tutte. Io nella recensione uscita oggi su Every Eye ho sottolineato che mancano Bruce Lee, i due Last Ninja e International Karate Plus, che secondo me sarebbero stati importanti, però posso capire che non ci siano. Però ci sono cose bellissime come Pit Stop, cose che non conosco come Ranarama, Robin of the Wood, Rubicon, Skate Crazy, School Days. Devi portare la tua pagella fuori dall'aula, professori. Ciascun pside conosce una lettera della combinazione di quattro lettere. Ok. Snare, Speedball, vabbè, con Speedball sono andati sul sicuro, ma anche con Speedball 2 Brutal Deluxe, Spin Dizzy, Star Pose, Steel, Street Sports Baseball, Summer Games 2, figata, Super Cycle, Temple of Upshai Trilogy, questo è un gioco di ruolo, The Ark of Yesod, che così occhio è una conversione anche da Spectrum, questa che è una demo, ve la mostro al volo, una demo nella quale ringraziano sostanzialmente tutti quelli che hanno contribuito al gioco e allo sviluppo di questa console, ma che già mi permette di mostrarvi il primo dettaglio. Dal gioco, da qualunque gioco, premendo questo tasto, si tira fuori un menu che permette di fare i save state, esattamente come sullo SNES Mini, o di tirare fuori una tastiera virtuale, che in questo caso non ci serve, o di uscire dal gioco. L'interfaccia la trovo molto 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 ben fatta. Thing Bounces Back con la musica di Ben Daglish, un altro dei miei preferiti musicisti per Commodore 64. Thing on a Spring, musica di Rob Hubbard. Trailblazer, Uchimata che non mi ricordo assolutamente. Uridium, molto bello. Chiosa Vince 2. Winter Games, World Games, vabbè, hanno chiaramente ottenuto i diritti dei giochi della Apex. Qualcuno mi aveva chiesto la tastiera virtuale, Glorfindel, sì, ecco, la tastiera c'è. Alle Scanline arriviamo tra poco, passerotto, ma sì, sono buone. Alley Cat, Anarchy, Armalite, edizione da competizione, Avenger, il Basic, che è esattamente il Basic del Commodore 64, potete... Possiamo scrivere, guardate, fatemi spostare la mia finestra, possiamo... tiriamo fuori la tastiera virtuale e scriviamo, facciamo la roba che si fa sempre, 10, allo spazio com'è? È questo qua, ok, 10, print... Potrei farlo anche con una tastiera, ma print spazio virgolettoni potevo scrivere qualcosa di più corto, ma no, sono... Allora adesso vediamo se sbaglio la sintassi del Basic in diretta davanti a 500 persone, sarebbe veramente patetico per un fan della roba retro come me. Allora, poi andare per andare in giù mi servirà un return, che è questo, e faccio anche un bel 20,
spazio go to 10. Scusatemi, dovevo farla questa cosa. Non dovrebbe servire il... No, aspetta che ho sbagliato. Tastiera virtuale, tiriamola fuori. E dovrei, basterebbe fare, bastare fare run. E così, via. Eccolo qua, non serviva. Abbiamo scritto every eye per sempre. Quindi possiamo, dopo aver dimostrato che so ancora il, l'interfaccia del basic. Scusami, dal basic è possibile caricare tramite USB altre ROMs? Per ora dovrebbero essere supportate solo quelle Indy 64. Sì, allora, adesso lo spiego più nel dettaglio. Allora, a differenza del... Però fatemi anche uscire da... Fatemi tornare nel mondo normale dei giochi. Allora, il Commodore 64 Mini ha precaricati 64 giochi. E la politica che hanno deciso di adottare è abbastanza adeguata, secondo me. Nel senso, loro non possono ovviamente... Allora non costava niente caricare 20.000 giochi, ma ovviamente sarebbe stato illegale perché non avevano le licenze e quant'altro. Ma il mondo delle licenze del Commodore 64 è un ginepraio, perché un sacco di vecchie software house di quegli anni sono completamente sparite, non si sa più chi ha i diritti di che cosa, e quindi è plausibile che voi abbiate una copia di Bruce Lee e vogliate giocarci. Il meccanismo per caricare giochi aggiuntivi è purtroppo veramente scomodo. Avete bisogno di una chiavetta USB, dovete caricare il gioco che volete aggiungere in formato D64, quindi sostanzialmente la ISO dei floppy, l'immagine dei vecchi floppy. Dovete a quel punto rinominarla sulla chiavetta con un nome ben preciso, che è sempre lo stesso, inserire la chiavetta e poi andare nel basic, come ho appena fatto, e caricarlo alla vecchia maniera. Vada bene, c'è un dettaglio. In quel modo si tratta di caricare i dischetti, e quindi il tempo di caricamento non è assolutamente rapido come quello che avete appena visto. Scusatemi che mi... Ok, non c'è nessun problema. Il mondo reale ogni tanto bussa mentre tu sei in streaming, ma il mondo reale non capisce che stai streamando, che è importante. Quindi, dicevamo, il meccanismo è un po' macchinoso e anche più lento il caricamento. È un po' un peccato, però del resto California Games, che figata. Del resto gli sviluppatori hanno detto che è nei loro piani, con un firmware futuro, semplificare l'operazione. È un bello sbattimento, è veramente, al momento è uno sbattimento. C'è un dettaglio però: una volta che avete caricato il gioco in questa maniera un po' medievale, potete però utilizzare la funzione dei save state e non dovete più rifarlo. Quindi voi potete caricare qualche gioco, farvi dei save state sulla schermata iniziale e richiamare quei save state quando volete. Ovviamente non è una soluzione ideale, però li apprezzo, perché Nintendo con il suo SNES Mini sapeva che la gente l'avrebbe craccato in malo modo. Col 64 Mini invece dicono: ci volete aggiungere delle altre robe? Fatti vostri, fatelo pure. E ha dato da subito un modo. Mi auguro che con un prossimo firmware ci sarà appunto veramente un nuovo modo per caricare altri giochi, però per il momento, almeno a livello di politica, li apprezzo. Continuiamo la nostra carrellata di giochi. Come vedete sono comunque tanti. Cybernoid, musiche di Gerontel, meravigliose, anche Cybernoid 2.
Volevo iniziare da uno dei miei preferiti, nonché quella che secondo me è abbastanza la killer application di questo Commodore 64 Mini, ossia Impossible Mission. Impossible Mission è un gioco bello, bellissimo, un gioco avanti, un gioco dell'83 che con una grafica, un'eleganza incredibile, invecchiato benissimo e con delle idee avanzatissime. Quello che pianifico di fare con questo C64 Mini è nel prossimo viaggio in cui mi troverò, non so, vado in montagna, me lo attacco a una TV, si esce in HDMI, che è una cosa molto comoda rispetto a uscire in RCA come con il vecchio Commodore 64. Io voglio finalmente finire Impossible Mission, ma prima di farlo partire vi mostro un'altra delle opzioni. Vabbè, innanzitutto possiamo cambiare la lingua, ma non è il nostro caso. Possiamo cambiare il tipo di visualizzazione. Potete vederlo pixel perfect, CRT che è con le scanline, europeo, CRT europeo, CRT americano, americano. Allora, io sono abituato al mio Commodore 64 europeo, quindi punto sullo stile europeo con le scanline, perché sì. E quindi, oh, vediamo un attimino come si comporta. Guardate. Giochiamo a Impossible Mission. Siamo su. Scusate, no, devo alzare, ve lo faccio ripartire. Dovete sentire l'inizio, scusate. Mia, non si può, esci dal gioco. E sentite l'audio, questo è uno dei campioni vocali più terrificanti e potenti della storia dei videogiochi. Sentiamolo. Un altro visitatore. Stay a while, stay forever. Rimani per un attimo, rimani per sempre. Allora, guardate innanzitutto come la grazia con cui si muove questo personaggio. Guardate, mi sposto anche un po' più in basso così vedete meglio. E cioè, questo era il 1983. Allora, qual è l'obiettivo di questo gioco? Dobbiamo analizzare i computer, analizzare tutti i vari oggetti che troviamo nelle stanze, trovare i pezzi di un puzzle e risolvere quel puzzle e raggiungere il dottore malefico che è a capo di questa struttura. Rand Brand, another visitor, un altro visitatore. E quindi dicevo, è un gioco pazzesco, veramente molto molto bello. Vedete, io adesso vado qua, premo in su e analizzo questa scrivania in cerca di un pezzo. Dice che non c'è niente, ok, cerchiamo anche qua, non c'è niente, no. Ok, è il momento di uscire da questa stanza e riprovarci. Perché ricordiamo, abbiamo vite infinite. Ecco, tu stai lì sotto. Io me ne vado qua. Cerco qua. Vedete che ho trovato un pezzo di puzzle. Qua non c'è niente. Pezzo di puzzle. Cioè, niente, niente. Un pezzo di puzzle. E possiamo andare di qua. Le vite in questo gioco sono infinite. Il puzzle che vedete è quello che si compone qua sotto, dove abbiamo la minimappa, ma lo vedremo tra poco. Ti prego, fallo cadere da altezze siderali così grida e rido. Passerotto, non è che lo farò apposta, succederà inevitabilmente. Quanto è bello il salto. A molti ricorda Prince of Persia per la fluidità, per la bellezza delle sue animazioni. Ecco qua.
ho trovato il codice per addormentare i robot e vado a metterlo dentro il computer. Allora, security terminal, select function, possiamo resettare gli ascensori o disabilitare momentaneamente i robot della stanza. Quindi facciamolo. No, non questo volevo fare. Allora, va bene. No, perché non me lo fa fare? Devo andare su. Eccolo qua. Disabilitiamo momentaneamente i computer, i robot. Quindi prendiamo questo che altrimenti sarebbe tosto e troviamo un pezzo di puzzle. Non c'è niente. No! Ok. Qua c'è un altro computer ma non ci serve. Possiamo andare qua. Ecco, questo è un gioco veramente, veramente bellissimo. Questa secondo me è la... è veramente un po' la killer app di questo gioco. Guardate la mappa come va avanti a formarsi. Sembra Metroid, ma qua eravamo in tempi non sospetti, ben prima di Metroid. Dai, vieni robottone, robottino. Morto. Riproviamoci. No. Allora, le vite sono infinite, ma il tempo per finire il gioco è limitato. Allora, Bisco Danne, orribile se non avete la nostalgia è puro radical chicchismo. Allora, è una questione complicata quella che sollevi, Bieco Dan, scusami, non Bisco Dan, avevo letto male con la coda dell'occhio. Nel retro gaming c'è un sacco di roba non bellissima, ma ce n'è anche di meravigliosa. E a volte la roba più bella la trovi nei posti inaspettati. Io ti garantisco che anche se su questo C64 Mini ci sono un sacco di giochi dimenticabili, questo io ti dico che è un gioco indimenticabile. Se tu riesci ad andare oltre le apparenze e riesci a vivere la grafica così, non come una limitazione ma come una capsula temporale, alla fine è come guardare un'opera di Giotto bidimensionale. Ovvio, tra un'opera di Giotto medievale e un fotogramma di un film Marvel c'è un grosso divario tecnologico, ma ci sono delle bellezze. Sì, ho appena paragonato il Commodore a Giotto. L'ho fatto. Nella lista dei giochi per caso sono compresi Cabal e Gauntlet? Non mi risulta, però adesso lo possiamo controllare, ma mi pare proprio di no. Vicious Avalon, io ho visto il video nella serie YouTube di Kenobit, che sono io. Si chiama La cassettina del Commodore 64, a me piace. Io ti dico... a me piace e c'è anche da dire che non è neanche radical chicchismo, è morire come gli scemi, no. Dicevo, non è questione di intellettualismo, è più questione di un po' di shock culturale. A volte è bello sottoporsi a uno shock culturale. Nel senso, ci sono un pezzo di puzzle, ci sono delle... ci sono delle... il retro gaming a volte ti mette davanti a delle difficoltà, difficoltà di interfaccia, difficoltà proprio di gioco vero e proprio. No. Ah, ma direi che è il momento di farvi vedere un altro gioco. Ci stiamo dimenticando la cosa più importante di tutto, Commodore 64 Advent Show. Il mio socio Babic durante... questo, guarda, vi faccio vedere, innanzitutto potrei salvare qua, direttamente così, e potrei, volendo poi, un domani, richiamare questo salvataggio. Torniamo alla lista dei giochi, dicevo, durante l'avvento di quest'anno, il mio socio Andrea Babic, che poi è Bisboc, l'altra parte del canale che è Bisboc, che è dove streamiamo... di solito, anzi, permettetemi di fare uno spammino
sono www.twitch.tv/kenobisboch. Seguiteci anche qua. Facciamo un sacco di retro gaming fatto con un sacco di amore. E dicevamo, vediamo un qualche altro gioco, qualche altra roba bella. Beh, allora dobbiamo sentire la musica di Monty on the Run. Monty on the Run è stupendo, quindi alzo un po' il volume della musica. E faccio partire Monty on the Run, sentite che bomba. Il che ci porta, ve la faccio sentire un attimo, ma il che ci porta tra poco a un momento di disquisizione su quello che è il chip audio del Commodore 64. Bene, musica meravigliosa ci porta al tema dell'emulazione audio del Commodore 64. Purtroppo non è facile, il Commodore 64 aveva un chip molto particolare, si chiamava SID. SID aveva tre voci, aveva questo suono pazzesco. Ciao DS Game Live! Ciao Waridex! Waridex dice una cosa sbagliata, hai detto Ron Hubbard, non è Ron Hubbard. Ron Hubbard è il creatore di Scientology. Lui è Rob Hubbard. Sono differenze importanti. Sephrox, questa è proprio la storia del videogaming. Grazie Sephrox. E insomma, il SID, il chip audio del Commodore 64, aveva una grande particolarità. I suoi filtri, la parte finale del suo circuito, della sua circuiteria, era analogica, aveva dei filtri analogici, ma visto che il Commodore originale era uscito abbastanza di corsa, qua c'è il pestone, il progettista aveva dovuto chiudere di corsa, di gran carriera, il progetto del chip, e quindi aveva usato nella parte dei filtri delle componenti con una tolleranza più alta del solito. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che nella parte analogica dei suoi filtri ogni Commodore 64 originale ha una voce lievemente diversa. Quindi la cosa meravigliosa dell'audio dei Commodore 64 è che sono innanzitutto hanno un'uscita analogica bellissima, ma con l'uscita analogica, come una Fender Stratocaster del 1968, ha la sua voce. Ogni Commodore ha la sua voce. Ho visto e sentito Commodore con voci bellissime, il mio è molto fortunato, per esempio, ho detto Commodore con voci meno belle. Ovviamente il Commodore 64 Mini fa un'emulazione completamente digitale e, per carità, funziona, come sentite, fa il suo effetto ed è piacevole. Ok, non sono morto. Fa il suo effetto ed è molto piacevole, ma non è la stessa cosa. Purtroppo, per avere la stessa qualità di un Commodore originale, sarebbe dovuto essere un progetto in FPGA, ma sarebbe stato molto più costoso, e capisco che per le esigenze della macchina abbiano deciso di farmi morire come uno scemo. No, dicevo, per le esigenze della macchina abbiamo deciso di non spendere tanto per una scheda FPGA e di puntare su un'emulazione più classica. Però questa musica è stupenda e anche se non siete dei fissati della musica del Commodore come me,
potete sicuramente godervi queste morti inutili. Non riesco a passarci di lì, Tra l'altro, beh, ricordiamolo che i giochi del Commodore sono di una difficoltà mostruosa spesso. Ed è il loro bello. Cioè, ma adesso c'è un assolo di violino col Commodore 64 che è stupendo. No, vi ho rovinato l'assolo, scusatemi, perdonatemi. Exa Stardust mi fa notare, dovresti mettere esternamente un filtro analogico anche su un FPGA. Certo, però quello sarebbe la parte meno costosa, Exa, perché basterebbero veramente una manciata di transistor. Tiriamo fuori la tastiera virtuale, così vi mostro come funziona. Tu 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 tu. Ok, e abbiamo scritto. Torniamo al menu dei giochi. Così posso anche leggere un attimino quello che mi state scrivendo. Allora, Fabio, stream fino alle 4 o fino alle 5? No, fino alle 4 tranquillamente. E Fox Mulder, lo faranno secondo voi l'Amiga Mini? Secondo me sì. Io dico di sì, però potrebbe passare del tempo e dipende tutto molto da come andrà questo Commodore 64 Mini. Credo che sia un buon banco di prova per capire se questo fatto è una roba che funziona solo per la magia di Nintendo o se può funzionare anche con le altre piattaforme. Allora, io ci ho sempre sentito una chitarra, dice Iaci, giustamente. Allora, tecnicamente il filtro analogico potevano metterlo anche qui, allora è vero Exa, però sarebbe stato, avrebbe denotato un'attenzione ai dettagli segaioli che piacciono a me, tutta diversa. Però io posso capire veramente, cioè la mia più grande lamentela contro questo è la latenza, contro questa macchina è la latenza, e ne parleremo tra poco. Quanto costa il 64 mini? 79 euro. Secondo me non hanno i diritti sulla Kickstart che servirebbe per l'Amiga, è vero, però è tutto da vedere cosa possono fare. I famosi dettagli segaioli, allora. Beh, allora, guardate, vi faccio vedere il Commodore dell'innovazione. Cioè, il Commodore, voi dite... Allora, innanzitutto guardiamo, fatemi rivedere che anno era Pit Stop. 1984. Uno dei primi, se non il primo, gioco in split screen. Noi qua non lo giocheremo in split screen perché ho un solo controller e sono da solo. Attenzione, start the race, laps, facciamo 3, va bene, pista, Hockenheim, una pista corta, Sebring, benissimo, start the race, type your name, ma anche no, ma sì, scriviamolo, mi chiamo A. E devo premere return. Ma basta fare questo. Eccoci qua. Press your button, sono io. Io sono la macchina che vedete sulla destra. Non ho capito come mai lui abbia accelerato più velocemente di me.
Ah, ho capito. Che bello era il rumore delle macchine nei videogiochi vecchi. Tanto Pit Stop era molto bello perché era un gioco avanzatissimo per l'epoca. Oltre ad avere questa grafica che sul Commodore 64, insomma, buttala via. Ma aveva anche un sistema di danni che, essendo troppo bravo, non vi sto facendo vedere, ma ora vi lo farò vedere apposta. Mi schianto contro di lui. Ecco, vedete che le mie una delle mie gomme, la gomma posteriore sinistra, inizia a mostrare del verde. Questo perché, ecco, voglio proprio rovinarmi, perché c'è la possibilità di fare i pit stop, c'è la possibilità di danneggiarsi, si perde guidabilità e c'è appunto l'occasione di andare al pit stop. Bam! Allora, voglio farvi vedere anche i giochi, perché sennò qua vado avanti 3000 giri. Allora, Pit Stop 1 non era così bello, ma questo infatti è Pit Stop 2. E c'è chi dice io non ci spenderei 80 euro, c'è chi ce li spenderebbe, insomma... sono delle macchinette polarizzanti, nel senso che c'è chi dice vabbè, ma a me tanto basta attaccare una roba in HDMI e farla funzionare senza problemi, e io non ho niente contro, io tendo a essere un estremista del retro gaming, perché vabbè, insomma, potete vedere che sono circondato da un sacco di macchine retro, ma non è un'opzione per tutti. Speedball, no, volevo farvi vedere Summer Games 2, io non l'ho mai giocato, per esempio. Proviamolo. Alzo l'audio del gioco, l'ho già alzato, era molto basso, come l'avevo tenuto basso anche perché con Pit Stop, insomma, c'era quel meh perenne. Che Nobit, mannaggia, me lo farei comprare così. Io dico sempre che seguirmi è un ottimo modo per spendere soldi. È lo stesso pupino di Impossible Mission, abbastanza. Number of joysticks 1. Ah, ci sono anche gli eventi di Summer Games 1, no? Cerimonia di apertura è questa sempre. Sì, ok, sto cazzo. Tutti gli eventi. E siamo... Allora, il mio nome è... K. Abbiamo poco tempo. Il mio nome è K e sono... togliere la tastiera. Quindi... così. Italiano, spagnolo, messicano. Sono della Epix. Fare il mastrota della situazione. Guarda che ti vendo subito le pentole. Fossetti direbbe che l'idratazione è importante, ma Fossetti infatti è in forma smagliante. No, Enter 2 no, non c'è il nome del player 2. Is this correct? Yes. Primo evento. Santo triplo. Vi avviso che failerò continuamente perché non ho mai giocato a questo gioco e quindi... potrei fallire malamente. Fatemi abbassare un filo l'audio, secondo me è veramente alto. Anche perché non è così emozionante.
Come si saltava? Boh, forse dovevo mettere in alto. Come si salta? Non so saltare. Vecchio record, nuovo, il nuovo record è Fault di Kenobit. Non si salta, si rompe il joystick e basta. È una roba molto plausibile. Devi farmi sentire l'inno tutte le volte. Prossimo evento. Ah, che figo. Guarda come ti passo. No, 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 no. No, non mi superare, non mi superare! Finisce. Ho vinto. Tra l'altro vi segnalo che questa sera sul nostro canale, quello di Kenobisboch, faremo una live dedicata a Thimbleweed Park, che io ho tradotto, quindi se avete delle curiosità sullo sviluppo di Thimbleweed Park, venite a vederci questa sera alle 9:30 su twitch.tv/kenobisboch. Un po' di pubblicità anche al mio canale ci sta. E se siete milanesi o se avete voglia di venire a Milano, il 30 al Circolo Arci Metissal ci sarà una serata di retro gaming dal vivo a Milano, appunto, al Circolo Arci Metissal, che è un locale dove io e Babi ci facevamo delle serate dal vivo tempo fa. Adesso il locale chiude e noi lo salutiamo. Sef Xerox, Kenobi, Thimbleweed lo consiglieresti per Switch? Ho fatto un tiro sminchiato. Sì, lo consiglierei per Switch, o meglio, a me tutto piace su Switch. Switch è un po' il pregio della sua catena dello Switch, è un po' che tutte le console... Non ho capito il meccanismo, però questo è un tiro più fico. Zup. E quindi sì, lo consiglierei su Switch, nel senso te lo consiglio su qualunque piattaforma tu finirai poi effettivamente per giocarlo tutto, perché vale proprio la pena di essere giocato tutto, non dura neanche troppo. Io l'ho adorato, non sono imparziale perché ci ho lavorato sopra, ma è bello, è molto molto bello secondo me. Ah, era super lanciare, grazie. Passerotto, Boulder Dash, bello, Chips Challenge, Cybernoid, ve lo farei vedere anche solo per la musica di... Comunque non c'è Kabbalah, chi lo chiedeva? Mega Apocalypse, non è bellissimo il gioco, ve lo farei sentire solo per la bellezza della musica. Abbiamo tempo ancora per un giochino, direi, che mi permette di parlare di latenza, che è un po' la cosa che realmente mi ha dato fastidio di... gioco di Andrew Braybrook, grande eroe del Commodore 64. Allora, latenza. Questo è un gioco bellissimo innanzitutto, ma la cosa che ho notato è che purtroppo questa console mini introduce un pizzico di latenza. È una roba che succede un po' con qualunque macchina venga
connessa a un LCD. Ma io l'avevo durante in fase di recensione, a parte schiantarmi contro i muri perché sto guardando la webcam invece del monitor, l'ho proprio notata e mi è venuto il dubbio. E quindi ho fatto un po' di prove con il Commodore 64 vero. E sì, non me lo sono sognato, c'è latenza ed è più latenza di quella che normalmente viene associata agli schermi, alle CD. Un po' di latenza con i nuovi monitor è inevitabile, non è colpa del, quella lì non è colpa del Commodore 64 Mini né della PlayStation 4. Sottolineiamo, se state usando un LCD, è inevitabile che ci sia un po' di latenza. Il Commodore 64 Mini ne introduce un po' più di quanta mi piaccia ed è un peccato perché sono giochi in cui si muore facilmente, ma soprattutto mentre in un Far Cry 5 quella frazione di secondo di latenza non ti crea problemi e non te ne accorgi nemmeno, tanto che il gameplay si è evoluto proprio anche in quella direzione per evitare che fosse un problema. Su Commodore 64, in particolare in giochi come questo, si nota e mi fa un po' soffrire. È quello che trovo l'unico vero difetto di questa macchinettina. Avrei voluto un controller più di qualità e avrei voluto appunto che non ci fosse latenza in quel modo. Quello mi fa un po' di male. Vediamo. Ma io faccio un po' il ruffiano, vi faccio vedere California Games perché c'è voglia di estate. Ciao Rob Mani, ciao a tutti, siete tantissimi come sempre su Every Eye. Sempre un gioco della Apex, io l'ho amato in versione Sega Master System, ma era bellissimo anche su Commodore 64. Sammy Vance innanzitutto. Sono, il mio nome è tastiera virtuale Kenobit. Ah, ci scegliamo una squadra. Io ho sempre scelto la Casio, qua non c'è, quindi sceglieremo ancora una volta, no, scegliamo Red Magazine. C'era già la Barton. Giocatore 2 non c'è. Is this correct? Yes. Allora, vogliamo fare il surf, skate, BMX e flying disc. Sognando California, California Dreaming, un giorno io verrò. E in realtà credo che presto in California andrà buona parte della redazione di Every Eye con per i tri. E se non sbaglio, Fossetti in questo momento, forse in viaggio, sta tornando in questo momento, era proprio in California, credo. Dovevo prendere più velocità. Fossetti è in California ma non a surfare. Cosa ne sai tu, Neoskull? Magari sta facendo... è andato là, ha fatto finta di essere andato per Every Eye, ma in realtà è andato perché il nuovo Sean Palmer, il nuovo Kelly Slater. Musica da sballo. Dude. Oh, non riesco a fare un salto che sia uno, ma va bene così. Si sta ingozzando di Umami Burger. Con la coda dell'occhio avevo letto Umani Burger e questo lato cannibale di Fossetti non lo conoscevo. Oh, un bel salto. Un po' pirlo sono stato, diciamolo. Spremute d'arancia in bicchieri di cristallo, ma mi danno 3.4. Non è un granché. Ma mi dà la forza di arrivare verso... quanto era bella questa schermata, questa lamata raster del Commodore 64. Skating. Sono pattini a rotelle, ricordiamo, non...
su e giù. Allora, così faccio la piroetta. Così si salta. Questa è tecnica sacra, eh. E dagliela una spinta a sta figliola. Tanto c'è un... la spiaggia è particolarmente grigia in questo Commodore 64. Attenzione, sono passato sopra. La banana fa solo scivolare. Le ciabatte! Chi è che lascia le ciabatte sul marciapiede? È Fossetti in California che lascia le ciabatte sul, sulla passeggiata che porta da Santa Monica a Venice Beach, perché poi è proprio quella a cui si riferisce questo gioco. Poverina, le fai venire un ictus? Eh sì. Game over, press button. Io lo giocai su Mega Drive, l'ho consumato questo gioco, caro Icky. Le famose spiagge di cenere di Lothar, Miami. Chi è quel mona che lascia le ciabatte in giro? Fossetti, ormai è appurato. Questa specialità ti uccideva tutto, pure le mosche. Abbiamo la BMX. Io dopo la BMX, che era il mio evento preferito, vi saluterò, lascerò la linea al resto della programmazione di Every Eye. Guardate che figo. Potevo fare di meglio, eh. Come si saltava? Non mi ricordo più come si saltasse. Non mi ricordo più niente. Ok, ho capito però. Avanti, avanti. Hating life. Odi la vita. Tanto che sono caduto così tante volte che sono già morto. Sono giochi difficili. Icky mi dice che non sei meglio in cucina. È vero. Ma una delle feature del Commodore 64 è che ti spiazza, perché la difficoltà e la chiarezza del gameplay erano su standard diversi. Cioè, comunque è una macchina uscita nel 1983, il Commodore 64. Sono passati 36, 35 anni. Vediamo se riusciamo a prendere questo frisbee. Sarebbe bello chiudere la diretta prendendo un frisbee. Dai. Potevi farcela, poteva quasi farcela. Riproviamoci. Questo è troppo basso, è troppo basso. No, forse no. Bisogna guardare la minimappa in alto per cercare di leggere la traiettoria. Ragazza, però potevi fare così con la manina e prenderla, eh? No, invece no. Ragnetta, io sono dell'83, io sono dell'82, quindi sono ottime annate. Ma nessuno ha ancora fatto l'edizione Kenobit Mini, perché sono già abbastanza mini di mio e quindi sarebbe quasi uno spreco. No, adesso alzo le mani. Drum Cooler, madonna, questo gioco me lo sono mangiato sul 386. Mashi 81, con grande sorpresa, è dell'81. E quindi usciamo. Ultimo giochino, ultima partitina. Perché poi appunto ci sono delle cose che non ho fatto, che da scoprire, nel senso c'è tanta roba sul Commodore, alcune dimenticabili, alcune molto belle.
molti dei giochi che sono sul molti dei giochi di questa lista non li conosco, quindi non rischierò di fare figure. Vi mostrerò però qualcosa di... Beh, potrei far vedere Speedball. Beh, facciamo, vediamo Speedball 2. Anche solo per la musica. Demo, facciamo la demo, così mentre c'è la demo io vi saluto e vi invito a venire alla nostra serata del 30 a Milano, al Métissage. Anche tutti i ragazzi di Every Eye ovviamente sono invitati. Su Every Eye oggi trovate un articolo abbastanza approfondito fatto da me su questo Commodore 64 Mini. Lo consiglierei a qualcuno? Non lo so, è che è così difficile sondare quelle che sono le esigenze e i sentimenti in fatto di retro gaming della gente. C'è chi cerca come me l'autenticità totale e è disposto a fare dei sacrifici logistici per poter giocare i giochi esattamente come erano. Ecco, il Commodore 64 Mini non è per questa categoria, ma al tempo stesso, quando io dico: ah no, sai, perché io ho il Commodore 64 originale, lo attacco alla TV a tubo catodico, pesa un casino la TV a tubo catodico, e la gente dice: sì, ma a me non me ne frega niente, io ho voglia di rigiocare a quei 3 o 4 giochi che mi ricordo del Commodore 64.